La redazione giornalistica del GR5 e il Consorzio Agrario delle Province del Nord-Ovest vi invitano all'ascolto del format La storia, il territorio, l'attualità, il futuro. Oggi vogliamo parlare di Italia-Francia. Non si tratta ovviamente di una partita di calcio, anche se detta così può sembrare, bensì parliamo di cibo, perché pare proprio che il made in Piemonte sia molto apprezzato anche dai francesi. Ne parliamo con il dottor Bruno Rivarossa, delegato confederale di Coldiretti Piemonte. Ben trovato. Grazie, buongiorno. Quali sono queste specialità che vanno per la maggiore in Francia? Beh, intanto è una sfida interessante, perché sicuramente calcisticamente ultimamente la andremo a perdere, ma sul concetto del prodotto, delle qualità, devo dire che noi vinciamo fortemente, perché ce la giochiamo a livello europeo, perché noi ne abbiamo 297, loro ci seguono con 247, quindi li battiamo di circa 50 punti. È una bella sfida. È una bella sfida, sicuramente sono due i nostri territori che hanno sicuramente la possibilità di avere una peculiarità specifica su alcuni prodotti, formaggi in particolare. La Francia è molto famosa per questo, ma noi abbiamo recuperato tantissimo negli ultimi decenni e sicuramente abbiamo conquistato i palati anche francesi, ma molti palati europei che prima erano orientati sul concetto francese. Diciamo che noi poi abbiamo anche un'aggregazione di impostazione diversa e riusciamo sicuramente ad essere poi più incisivi sul concetto di mercato, e questo credo sia molto positivo. Possiamo anche dire che il Piemonte contribuisce ad arrivare, no, questo patrimonio con il DOP, l'IGP, il DOCG, il DOC, insomma parliamo di qualità ad alti livelli. Ma io direi che il Piemonte lo arricchisce in maniera straordinaria, perché ha 14 DOP, 9 IGP e insomma poi non parliamo poi del vino, che è sicuramente a livelli altissimi. Beh, noi stupiamo molto i transalpini e chiaramente i francesi, soprattutto nell'ottica dei prodotti anche da forno, quindi tutto quello che è legato ai nostri grissini, ma anche quello che dicevo prima è il concetto dei formaggi. Ad esempio il nostro gorgonzola è qualcosa che va tantissimo in Francia, probabilmente nonostante tutti i formaggi che hanno, qualcosa che sia così particolarmente seguito ed apprezzato come il gorgonzola, faccio un caso particolare, è un po' difficile, ma anche perché noi siamo cresciuti molto nel concetto degli ultimi anni, io credo anche grazie al progetto di campagna amica di Coldiretti, nel sensibilizzare i consumatori, ma conseguentemente abbiamo aumentato la specializzazione interna dei nostri produttori e quindi anche di una parte di industria che ha voluto dare attenzione a questo aspetto. Purtroppo non tutte le industrie, ma sicuramente questo è uno degli elementi particolari. È una sfida tra Italia e Francia che non solo è veramente straordinaria, sto pensando anche al riso, a tanti altri aspetti, sotto i grandi prodotti che il Piemonte in particolare mette in questa sfida, ma soprattutto anche per quello che può dare economicamente domani al nostro territorio. Dottor Rivarossa, io la ringrazio, come sempre le auguro buon lavoro e a presto. Grazie, un saluto. Bene, lo stop UE alle speculazioni da parte dei poteri forti dell'industria e della distribuzione contro gli agricoltori, ai quali arrivano appena 22 centesimi per ogni euro di spesa in prodotti agroalimentari freschi, che scendono addirittura 2 centesimi nel caso di quelli trasformati, dal pane ai salumi fino ai formaggi. E quanto afferma Coldiretti in vista del rush finale sulla nuova direttiva europea contro le azioni commerciali inique e immorali. È un passaggio fondamentale per il futuro del settore agroalimentare europeo, che riconosce l'esistenza di uno squilibrio commerciale, commentano Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale. Andava sanata questa situazione, rendendo più equa la catena di produzione senza alcun beneficio per i consumatori. Da anni oramai il mondo agricolo chiede una normativa europea che miri ad affrontare queste pratiche sleali per una filiera agricola ed alimentare più giusta, più trasparente, più equa e più sostenibile. In Piemonte ad essere maggiormente toccati sono i comparti risicolo, lattiero caseario e frutticolo, dove appunto il potere contrattuale degli imprenditori agricoli è davvero ridotto e l'industria spesso sottopaga il lavoro degli imprenditori agricoli. Proprio per questo motivo ci siamo sempre resi disponibili e rinnoviamo questa apertura all'agroindustria virtuosa che voglia concretamente investire in progetti
progetti di filiera che consentano una reale valorizzazione dei prodotti agricoli, oltre a dare garanzia di tracciabilità ai consumatori. Fanno registrare un balzo del 59% nel 2018 le notizie di reato nel settore agroalimentare, che si estendono ai principali comparti, dal biologico al vino, dall'olio all'ortofrutta, dalle conserve ai cereali. E quanto afferma Coldiretti sulla base dei risultati operativi degli oltre 54.000 controlli effettuati dall'Ispettorato Centrale Repressione Frodi nel 2018, resi noti in occasione del sesto rapporto Agromafie 2018, elaborato da Coldiretti, Eurispes e Osservatorio sulla criminalità nell'agroalimentare. I settori agroalimentari più colpiti da truffe e reati nell'anno scorso sono il vino, con più 75% nelle notizie di reato, la carne, dove sono addirittura raddoppiate le frodi, con il più 101%, le conserve, con più 78%, e lo zucchero, dove nell'arco di 12 mesi si è passati da 0 a 36 episodi di frode, dalla mozzarella sbiancata con la soda al pesce vecchio rinfrescato con un lifting al Cafados, dalla carne dei macelli clandestini di animali rubati al pane cotto in forni con legna tossica, dalle nocciole turche prodotte con il lavoro dei minori al miele tagliato con lo sciroppo di riso o di mais. Sono solo alcuni esempi di come la criminalità porti in tavola prodotti illegali, pericolosi o frutto dello sfruttamento dei lavoratori. In Piemonte, tra le produzioni maggiormente a rischio ci sono il vino, diversi infatti casi di Barolo e Barbaresco falsificati o di wine kit per produrli con polveri, le nocciole, i tartufi, la carne ed il riso che arriva dalla Birmania, frutto della persecuzione del genocidio dei Rohingya. La filiera del cibo, dalla sua produzione al trasporto, dalla distribuzione alla vendita, ha tutte le caratteristiche necessarie per attirare l'interesse delle organizzazioni malavitose. Occorre vigilare sui cibi low cost, dietro i quali spesso si nascondono ricette modificate, l'uso di ingredienti di minore qualità o metodi di produzione alternativi, spiegano Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale. È necessario quindi controllare affinché tutti i prodotti che arrivano sulle nostre tavole, provenienti dall'interno o dall'estero dei confini nazionali, rispettino gli stessi criteri, garantendo che dietro agli alimenti in vendita sugli scaffali o serviti al ristorante ci sia un percorso di qualità e legalità, oltre ad applicare l'indicazione d'origine su tutti i prodotti ed eliminare in Italia il segreto sui flussi commerciali per consentire interventi mirati in situazioni di emergenza, è urgente che venga approvata una nuova normativa sui reati agroalimentari che recepisca il lavoro svolto e mai attenzionato dal Parlamento nel 2015 dalla commissione presieduta dal procuratore Giancarlo Caselli. Ben vengano dunque i controlli effettuati, concludono Moncalvo e Rivarossa, dalle forze dell'ordine, grazie ai quali siamo in grado di far venire alla luce casi che in altri paesi, dentro e fuori l'UE, non verrebbero smascherati. I vari organi preposti per presidiare il territorio svolgono un ruolo anche a difesa della salute dei cittadini, dell'ambiente e del territorio stesso, oltre che del tessuto economico piemontese. Abbiamo trasmesso Storia, Territorio, Attualità, Futuro, un format realizzato dalla redazione del GR5 in collaborazione con il Consorzio Agrario delle Province del Nord-Ovest. Radio Stereo 5.